dimostrano sempre che fanno quello che vogliono. Questa è la vera realtà. Cioè, loro quello che vogliono realizzano. È la mattina del 15 luglio 2022, quando proprio da questo luogo divampa un grosso incendio. Ed è l'area che dovrebbe ospitare l'agorà di Brancaccio. Prima qua era aperto, qua prima c'era una discarica pubblica, gli venivano a smontare le macchine, i motori rubati. Da quando l'abbiamo in gestione noi, per un periodo ci siamo riusciti a tenerlo sotto controllo. Poi ogni tanto qualche cosa sfugge. Sul fatto doloso, visto che è assodato. Perché poi vedi che fanno, buttano tutte le cose così. C'è stato un abitante di questa piazza che aveva costruito abusivamente. Hanno visto che si sono accesi i riflettori, lui è venuto dentro il centro paranoico, nel mio studio, e mi ha minacciato, mi ha detto: appena a me mi buttano a terra la casa, io ti ammazzo, e se mi fai rischiare appena esco ti ammazzo. Combattere la mafia significa questo, essere nel proprio ruolo e fare le cose per tempo, perché in natura gli spazi non esistono, dove si creano i vuoti, gli spazi, si introduce la malavita. Storico quartiere di Palermo, conosciuto principalmente per fatti di cronaca e malavita, ha avuto tra i suoi abitanti il beato Puglisi, ucciso dalla mafia perché strappava i ragazzi dalla strada e dalla criminalità. Considera che qua a Palermo, a Brancaccio, non esiste una piazza, non c'è un luogo di raduno. Quindi l'agorà a Brancaccio avrebbe anche un senso, come dire, di bene sociale. Ma poi c'è un anfiteatro, c'è il caffè letterario, c'è la piccola biblioteca. Significa aprire a Brancaccio finalmente a Palermo. Chi arriva dall'autostrada, ci sarebbe bellissima un'insegna che dice: Brancaccio, quartiere di Padre Pino Puglisi. Se entro un anno non si muoverà niente, gli consegneremo le chiavi, gli abbiamo detto: scusa, togliamo il disturbo, perché capiamo che il centro è una spina nel fianco non della mafia, ma dell'istituzione. Io ho fatto più denunce contro le inadempienze delle amministrazioni pubbliche che non contro la mafia e l'istituzione. Questa piazza si deve realizzare non per Padre Puglisi, non gli serve, non per Papa Francesco, non gli serve, non a Maurizio Artale e manca al centro paranoico. Si deve realizzare per ridare fiducia agli abitanti di Brancaccio, fare capire che per la prima volta la politica vuole in qualche modo essere vicino alla gente di Brancaccio. Sì, i momenti ci sono di scoramento, di sconforto, però è pur vero che se vieni nel mio ufficio ci sono due immagini di Padre Puglisi, una entrando nel corridoio e una uscendo. Ci sono due immagini di Padre Puglisi che sorridono. E ogni tanto, quando uno è proprio scoraggiato, a dire: basta, ma questo, perdiamo tempo. Ecco, lui ti guarda, ti sorride, è come se ti vuole dire: ti lamenti tu, a me mi hanno ammazzato. Allora, a quel punto tu lo guardi e dici: effettivamente hai ragione, e quindi si continua.